Nel periodo tra la fine degli anni 60 agli anni 70 e parte degli anni 80 ci sono stati eventi devastanti nella storia dei testimoni di Geova del Malawi, con torture e uccisioni di molti testimoni di Geova. Circa 30.000 dovettero andare via dal paese e rifugiarsi nel Mozambico e nella Zambia per avere salva la vita. La cosa più inquietante è che i testimoni di Geova hanno sofferto le crudeltà inutilmente a causa della politica irrazionale della Watchtower che vietava loro di possedere la tessera politica del partito che deteneva il potere. È piuttosto nota l'insensata presa di posizione della Watchtower di stare lontano dalla politica, di non accettare cariche pubbliche né candidarsi per una mansione nella pubblica amministrazione. Per loro la politica è sinonimo di satanico, però il termine politica, dal greco polis, significa semplicemente città. Adesso vediamo cosa scrisse la Watchtower riguarda la persecuzione che ci fu nel Malawi. Nella torre di guardia del 1 luglio 1971, alla pagina 399, seguitemi nella lettura evidenziata in giallo, che dice: nel 1965 e nel 1966, nel paese africano del Malawi, i cristiani testimoni di Geova svolgevano la loro opera di ministero in condizioni abbastanza favorevoli, ma quindi nel 1967 furono proscritti e vilipesi dal governo, ciò che diede inizio a un'improvvisa ondata di malvagia persecuzione. Case e luogo di raduno furono bruciati, donne furono violentate e uomini furono torturati e uccisi. Come abbiamo visto, in quella nazione accadde veramente qualcosa di terrificante. Ma di quale portata erano le crudeltà subite? Leggiamo la torre di guardia del 1 agosto 1979 alla pagina 23. La parte evidenziata in giallo dice: siccome i testimoni di Geova non adoravano quella parte della bestia selvaggia che ascende dal mare, che è nel Malawi, acquistando la tessera di associazione al partito politico, furono cacciati dalle proprie case. Molti subirono violenze e furono uccisi. Loro stessi nella rivista ammettono che molti subirono violenze e furono uccisi. Quindi non era qualcosa di trascurabile, l'ondata di crudeltà fu veramente grande. Nella svegliatevi dell'8 maggio 1976, come si evince dalla sottolineatura in giallo, dichiararono che siccome essi non erano parte del mondo, per motivi di coscienza non potevano acquistare la tessera del partito politico al potere nel Malawi. Assurdo! La Watchtower si è resa responsabile di centinaia di morti perché i loro adepti dovevano essere separati dal mondo. Che enorme sciocchezza! È vero che i responsabili delle brutalità non possono essere scusati per le loro azioni, però questo avrebbe potuto essere evitato con il semplice acquisto della tessera politica. Questa era una prassi richiesta a tutte le persone di quella nazione. Il ragionamento utilizzato dai leader della Watchtower per dettare la linea di comportamento dei loro fratelli fino a metterli davanti alla persecuzione e la morte era che i testimoni non avrebbero dovuto fare compromesso e violare la loro neutralità acquistando la tessera del partito. Questo era considerato un atto di infedeltà a Dio, dicevano. La stragrande maggioranza dei fratelli si adeguò a questa presa di posizione, però pagò un alto prezzo.
Accettare semplicemente una tessera politica era di gran lunga inferiore al coinvolgimento di Daniele e di Giuseppe nel governo della loro epoca. Daniele era un profeta di Dio, eppure aveva la carica di funzionario, ossia governatore e prefetto del re. Infatti si legge in Daniele capitolo 2 versetto 48: di conseguenza il re fece di Daniele un grande e gli diede molti grossi doni e lo fece governante su tutto il distretto giurisdizionale di Babilonia e prefetto principale su tutti i saggi di Babilonia. Mentre Daniele capitolo 6 versetto 2 dice: e su di loro tre alti funzionari, uno dei quali fu Daniele. Inoltre Faraone conferì a Giuseppe la carica di capo su tutto il paese d'Egitto. Le scritture citate indicano che non è sbagliato rivestire una carica pubblica come quella che aveva Daniele e Giuseppe. Sì, perché le istituzioni dello Stato sono esistenti per volontà di Dio. Pertanto non è sbagliato farne parte se usiamo la nostra mansione per fare il bene. Il corpo direttivo usò impropriamente la parola di Dio per mettere i fratelli del Malawi di fronte alla morte, senza fare nulla per risolvere le loro difficoltà. Eppure avrebbero potuto considerare quello che viene detto in Ezechiele capitolo 20, versetto 11, che afferma: feci loro conoscere le mie leggi, perché colui che le osserva viva per esse. Anche Neemia capitolo 9, versetto 29, conferma la scrittura precedente, poiché afferma: i tuoi decreti fanno vivere chi li mette in pratica. Mentre la Bibbia asserisce che le leggi o i decreti di Dio fanno vivere chi li mette in pratica, il corpo direttivo usava le scritture, interpretandole impropriamente, per far morire i loro fratelli del Malawi. Nello stesso periodo, esattamente prima del 1970, ai cittadini americani che cercavano di ottenere un passaporto era richiesto il giuramento di fedeltà. Ebbene, i membri del corpo direttivo hanno accettato e firmato con disinvoltura per ottenerlo, senza preoccuparsi minimamente che questo comportava la violazione della loro neutralità, allo stesso modo in cui l'avrebbe comportato accettando la tessera del partito del Malawi. Vedasi il link in basso dopo la data della pubblicazione del video. Mentre un passaporto dà soltanto la libertà di spostarsi liberamente da un paese all'altro, per i fratelli del Malawi, invece, accettando la tessera del partito, li avrebbe consentiti di sopravvivere. Eppure il corpo direttivo li ha messi davanti a una scelta antiscritturale, irresponsabile e senza senso, che ha stroncato centinaia di vite. Il corpo direttivo ne dovrà rispondere a Dio.